Tesoro, voglio un bambino. Dammi una settimana. Di che colore lo vuoi? Ah, e tra l'altro il tesorino bello lo possiamo prendere su Amazon. C'è anche la consegna il giorno dopo. Tutti amano i bambini. Chi è che non ama quelle bellissime piccole creature che non fanno altro che piangere, urlare, cacare? E sicuramente vi sarà capitato almeno una volta desiderare di diventare mamme. Non mentite, lo so. Ma il punto è, avete mai provato a dirglielo al vostro lui? Beh, queste persone l'hanno fatto. Ed ecco cosa hanno risposto i loro partner. Voglio un bambino. Mio? Sì, di chi se no? Di Aquaman. Va bene, non me lo faccio ripetere due volte. Jason Momoa, aspettami. Voglio un bambino. Ti prometto che appena ti diplomerai ti darò un bambino. Ti darò quanti più bambini vorrai. Non vedo l'ora di metterti incinta. Non riesco neanche ad immaginare tutta la felicità che avremo. Sei la donna dei miei sogni e sarai la madre migliore per i nostri bambini. Ti amo troppo, piccolina. Il mio cuore. Un attimo, fatemi respirare. Mi sento male da tutta questa dolcezza, mielezza. Oh mia dea! Questa è una delle cose più dolci che io abbia mai letto. Piango! E tra l'altro, scommetto che anche lui sarà un bravissimo padre. Voglio un bambino. Amore, abbiamo tipo soltanto 12 dollari combinati fra me e te. Che bambino vuoi? In effetti 12 dollari sono un po' pochini, eh? 12 dollari non ci basteranno nemmeno per la benzina quando andremo in macchina in ospedale. E tu vuoi pure un marmocchio? Voglio un bambino. Tipo per pranzo? Con che cosa lo vuoi condire? Ne abbiamo un po' di tutti i tipi. Con un po' di salsa, un po' di spezie. Dimmi tu, tra l'altro abbiamo aggiunto di recente anche la versione vegana nel nostro menù. Voglio un bambino. No. Ah, ok. Aspetta però, non chiederlo a qualche altro ragazzo. Lo farò. Quando una ragazza ti risponde con soltanto ok, lì capisci che è la fine. Non ci sono più scappatoie. Sei finito. Però se fossi in lui ci avrei pensato bene prima di accettare. Se ha paura che lei possa chiederlo a qualche altro ragazzo, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Voglio un bambino. No, sei praticamente tu un bambino. No, ma uffa, io volevo diventare una teen mom e partecipare al programma televisivo su MTV. Voglio un bambino. Amore, smettila di dire stronzate. Dobbiamo concentrarci sul trono di spade. Seriamente? Ti sembra che io stia scherzando? Infatti ragazzi, sta per iniziare l'ultima stagione. Ci dobbiamo preparare mentalmente per una catastrofe. Chi ha tempo per un bambino? Dobbiamo scoprire quanti Stark rimarranno in vita, ragazzi. Toglietemi tutto, ma non il trono di spade. Voglio un bambino. Sono gay. Non mi convinci tanto, eh? Non eri molto gay ieri sera. Scusami, chi sei tu per dirmi chi o cosa io posso essere? Ieri ero etero, oggi sono gay. E domani chissà. Da un giorno all'altro possono cambiare tantissime cose. Tipo che oggi vuoi un bambino e domani te ne dimentichi. Voglio un bambino. Oh mio Dio, rubane uno. Ah, quindi se un giorno il nostro figlio ci chiede com'è nato, cosa gli raccontiamo al posto della storia della cicogna? Che l'abbiamo trovato in offerta all'Aerospin? Cioè, non so. Voglio un bambino. Matthew ha lasciato la chat. Questo non è carino per niente. È così che capirete se i vostri fidanzati vi amano o meno. Chiedeteli se vogliono un bambino con voi. Chi resta vi ama e chi lascia la chat e scappa in Messico, potete pur sempre seguirlo, eh? Cioè, per una donna nulla è impossibile. Voglio un bambino. Adesso? Sì. Pensavo che volessi perdere peso. Che stronzo. Questa è cattiveria. E poi, se una rimane incinta, non è detta che ingrassi. La pancia è gonfia semplicemente perché portate dentro un'altra creatura, non perché state ingrassando. Non fatevi mai, mai dire da nessun uomo che dovete dimagrire o dovete ingrassare. Se questa cosa volete farla, lo dovete fare soltanto perché voi stesse lo volete. Insomma, il pacchetto quello è: o prendi o lasci. Voglio un bambino. Hai già un cane. Infatti.
sei tu il cane. Comunque, a parte gli scherzi, è un buon punto in realtà, eh. Tra avere un cane ed avere un bambino non è tantissima la differenza. Cambia soltanto da dove esce fuori, effettivamente. Voglio un bambino? Un cucciolo di cane? Non intendevo questo, ma sì, può andare bene anche quello. Un cucciolo di cane, tanti cuccioli di cane. Attenti a regalare cuccioli alle vostre fidanzate però, eh. Pensateci bene prima di farlo, perché ho paura che creerete tipo un mostro mitologico. Non si accontenterà mai di un cane solo e vorrà prendere tutti i cani del mondo, tutti i cani randagi, vorrà rubare i cani degli altri, insomma tutti i cani che esistano. Sarà un po' come Batman che esce la sera per proteggere la cittadina, con la sola differenza che lei andrà in cerca di cani. Voglio un bambino. Amore, ma siamo lesbiche. Però c'è sempre la possibilità di adottare dei bellissimi bambini che hanno bisogno di tante bellissime mamme. Forza e coraggio. Basta voi due. Ma dai. Siete dei bambini rompipalle però, eh. Siete rompipalle. Siete molto rompipalle. Sì, adesso che li riprendo non fanno niente. Cioè, ci stavano a baciare, a leccare in continuazione, ma... che cosa fanno? Si mordono, ci fanno vedere il culo e lo s***. Voglio un bambino. Portami una pizza e ci penserò. Non una, ma 100 pizze se accetti. Tu sforni qualcosa per me e io sforno qualcosa per te. Patti chiari e amicizia lunga. Comunque, questo è Davide, ve lo giuro. È la stessa risposta che darebbe lui. Soltanto che dopo aver finito la pizza lui mi direbbe: voglio un'altra pizza ancora, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. E non mi dà più una risposta. Voglio un bambino. E io voglio che tu porti il mio di bambino. Quindi sembra che abbiamo un accordo. E questo, ragazzi, è il fidanzato dell'anno. Bravissimo! Vedete? Questo qua vi ama, non quello che lascia la chat, se ne scappa in Messico o che vi chiede delle pizze in cambio. Amo? Vero, eh? Mm. Voglio un bambino. E penso che tu voglia pure una Ferrari. Non posso permettermi nessuna delle due. Ma scusa, eh? La Ferrari niente, il bambino niente. A che cazzo mi servi allora? Ah, questi ragazzi. Voglio un bambino. Ah, uno solo per fare una passeggiata, giusto? Una passeggiata? Cosa? Non mi basta mica. Voglio la passeggiata, i bei vestitini, voglio coccolarlo, fargli il bagnetto, dargli la pappa e cambiargli pure il pannolino. Beh, quest'ultima parte forse ne farei a meno. Ehi, amore, ci sei? Ragazzi, mi sa che è scappato in Messico. Voglio un bambino. Andiamo a parlarne a letto. Insomma, dritto al punto, eh. Non se l'è fatto ripetere due volte. Adesso però bisogna vedere se c'entra il punto. Comunque, ragazzi, anche per questa puntata è tutto. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un super mega bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.